di poter mandare in onda anche un grande servizio della Vivicità. 16ª edizione, ritorna la luce! Gorizia e Nova Gorica insieme, una gara internazionale e potentissima. Il sindaco ha detto: fatti dare i soldi, va bene, Cesare comincia a correre. Eccolo qua il grandissimo Alido, pronto per questa grande sfida col generale e con sua moglie. Ho detto sì, Alido ci sarà senz'altro in piazza, adesso andremo a vedere immediatamente e vedremo il tutto. Intanto Cesare sta zitto, eccoli lì, si stanno preparando in maniera potentissima per questa grande gara. Saluto i vigili che hanno fatto un servizio veramente speciale e saluto anche la grande Lamberti, e saluto questa rossa potentissima, e poi saluto anche Petra, e poi devo dire, ecco la signora Lamberti, eccola qua, sentiamo. Caranuccia, di un asilo, hai visto, 16ª competizione, il sole è arrivato con la tua potenza, qualcuno ci ama lassù. Dimmi qualcosa. Poi posso dire che la fatica finora è stata premiata, perché vedere il bel tempo, la gente che sta bene, speriamo che anche la gara si svolga bene e quindi ti diremo le cose migliori alla fine. Siamo un gruppo che lavora insieme già da 16 anni, questo è importante, e soprattutto ricordiamoci che siamo insieme a tutti gli altri che partono nelle altre città italiane. Grazie signora Lamberti, con la grandissima Cleopatra, la signora Petra, presidente della UIS, il sole arriva in pieno, eh? Sì, magari fosse così, no, grazie a Dio quest'anno abbiamo avuto il sole a rispetto della edizione dell'anno scorso che ci ha accompagnato la pioggia. Il sole sicuramente invita le persone ad uscire di casa e speriamo così di avere un numeroso pubblico a partecipare. Quanta gente prevedi? Speriamo il più possibile, cani e gatti compresi. Benissimo, senti, mando un bacio a tutti intanto. Un saluto dalla grandissima Cleopatra, salutiamo la grande Adriana, e poi è arrivato anche Depardieu da Verona direttamente alla Vivicità. Eccoli qua pronti per questa grande gara, attenzione, dopo parlerai tu Cesare e vedremo un attimo. Eccoli qua pronti per questa grande gara, oltre 600, 119 persone alla gara super speciale agonistica, dove che pensavamo c'era anche Cesare, non importa, intanto andiamo, qua c'è le iscrizioni, una fila veramente special, ecco qua una delle organizzazioni del segno della Vergine, eccola qua, vediamo un po', contentissima, il sole è arrivato alla Transalpina, al piazzale, e qua c'è il Rasdegan, io ho detto Richard Ghim, è un Rasdegan, guardalo lì. Questo è l'allenatore della squadra di calcio femminile di Farra. Benissimo, vedi che doveva arrivare, guarda quanta gente intanto, e attenzione che ci sarà Depardieu, direttamente da Verona, è arrivato a Gorizia, fai attenzione, lo vedrai, sei curioso? Sì. Sei curioso? E adesso lo vedrai, caro Cesare, fai attenzione, intanto andiamo dalla modella delle modelle, la dottoressa dentista, eccola qua, poi del grande avvocato, eccolo lì, pronta per questa grande gara, dopo parli tu, abbi pazienza un attimo che c'ho tutte queste dolcezze da salutare, guarda le Vivicità, la maglietta, non ho potuto neanche avere la maglietta, sono sparite, Cesare, ecco il grande Russia, il grande pilota goriziano, aviatore. Eccolo lì, aviatore, pilota, stessa cosa. Bene, andiamo avanti, guarda quanta gente che c'è, sei curioso Cesare, prevedevi la pioggia, saltiamo lo speaker, invece il sole è arrivato, ecco Depardieu, Cesare, guardalo lì, e Depardieu, il consigliere regionale, Giorgio Brandolin, presidente del CONI, che c'ha una dolcezza, una vichinga, saltiamo la Teresa, eccola lì, ecco il grande Depardieu, lo saltiamo, somiglia a Depardieu, no? Somiglia molto, sì. Gli ho detto la nomea giusta. Il fratello più magro di Depardieu. Esatto, perché Depardieu è un po' ciccio, sentiamo. Abbiamo con noi Depardieu, direttamente dalla Francia alla Vinitaly di Verona. Un grandissimo consigliere, grande presidente del CONI, che dà veramente un bel saluto a tutti gli sportivi e noi siamo contenti che lei è qua. Per dire la verità, Depardieu era ieri a Verona, a Vinitaly, quindi era abbastanza vicino. Anche Costa è costato parecchio al popolo per la sua presenza lì a Verona, e quella insomma forse non era indispensabile, però insomma il mondo è questo. No, da parte mia invece lo hai sentito, un convinto saluto a tutti i partecipanti, a Luis per un ringraziamento per l'organizzazione ormai da anni di questa manifestazione, e come ho detto, e lo sono convinto, tu lo sai che sto facendo tanti di questi lavori con lo sport, abbiamo cucito questo confine, ricucito questo territorio eliminando il confine, e lo dico sempre, lo sport è molto molto più avanti della politica, speriamo
che il Consiglio regionale, il governo italiano, quello sloveno, ci aiuti in questo percorso. Senta, signor Presidente, io lo saluto e buon lavoro. Ascolta, grazie Reccio. Anche a te, mi raccomando, attenzione coi gioielli che ho letto e ti ho sentito l'altra sera per televisione. Mi raccomando, comportati bene. Ciao, ciao. Ti dico ben dopo. Stavolta la ecco il departiente. Ha ragione. Il presidente la seconda, una bellissima mora qua. Otto Teresa, la vichinga. Vai, vai, vai. Che fortunato! E mi ha detto, beh, stai attento dei gioielli. Occhio, la Cleopatra. La Cleopatra goriziana, ecco lì. Dall'Egitto direttamente a Gorizia. Col Depardieu. Guarda che cuore. Guarda che... Oh, sappiamo anche Zotti c'era. Allora ti devo dire, perché lui ha visto il programma, capito? Ha visto la comunione, la cresima, direttamente ha visto che c'erano le mie ex, cioè c'erano le mie tre donne, capito? Ah, è vero, a quello si riferiva lui, adesso quello, ho capito. Sì, sì. Quello mi ha detto, fai attenzione, hai visto lui invece con la Cleopatra? Ha scelto una giovane. Attenzione alla vichinga che è in casa, signor Giorgio Brandolin. Bene, c'è una vichinga, una biondona altissima. Lo so. Va bene. Allora, proseguiamo intanto questo discorso. Salutiamo intanto queste grandi persone che sono tutti gli anni che vengono a correre. Questa è veramente una bella cosa per la bimbicità. Esatto. Poi proseguiamo un attimo, adesso andremo a vedere che c'è anche un keniano. Qui ne so qualcosa. E Cesare ha detto, oh, sentiamo le due dolcezze, Rosy e la bionda a sinistra. Allora io ho detto, abbiamo tanto puntato di, ci sarà qualcuno che riuscirà a battere questo Kosovel? E automaticamente Cesare telefona al keniano. Al mio amico. E gli ha detto, senti, c'è una persona da battere, vieni o no? E lui automaticamente è partito dalla grande Milano. No, è venuto dalla provincia di Cuneo, da Perzuolo in provincia di Cuneo. Ecco, dalla provincia è partito direttamente, è arrivato a Gorizia per battere il grande Kosovo che ha vinto già 4 edizioni. Cesare, 4 mica una, e vedremo il finale, non lo diciamo. Finale a sorpresa. Non lo diciamo, e poi è intervenuta la RAI, tantissime TV, e finalmente dopo 2 anni anche un'altra TV è arrivata, allora sono contentissimo. Adesso andiamo con queste due dolcezze. Vai Cesare, parti e comincia a pedalare con la tua lingua, via. Ecco, abbiamo visto innanzitutto la Castellani e la Bonesi, questo invece è il mio amico Antonino Magli, che assieme a Silvana Trampus difendevano i colori della maratonina udinese, il sodalizio che organizza. Cesare, saluto. Ecco, questo è il mio amico. Saluto. Ciao Cesare. Ciao Cesare, ciao. Eccoli, vai il mio amico Zakaio Kipchang Biwot, che come detto è un keniano, è nato a Eldoret sulle Nandi Hills. Scusa un attimo che questa ragazza mi fa sempre vedere il lato B, sempre. Vai Cesare. Era la Princess, la sorella della Daria, la sua gemella. Eccoli. Dicevamo che viene dal Kenya, ma in Italia risiede da 8 anni in provincia di Cuneo. È stato in passato già vincitore di gare importanti e nel lontano 2002 vinse proprio qui la maratonina di Gorizia alla sua prima edizione della corsa della bibicità. Va bene, della bibicità, la solita maratonina che facciamo tutti gli anni ogni anche anno. Noi. Ecco, benissimo. Esatto, sì. Allora, attenzione che c'è la partenza, guarda una bella come si può immagine dire? Immagine d'insieme del come si chiama del gruppone alla partenza? Sì. Ecco il gruppo che si è lanciato, 119 gli agonisti, abbiamo visto Tomadoni, Ali Dodibin, Antonino Magli, abbiamo visto Kosove, la Giraldi, abbiamo visto Zakaio Biwot, come detto, qui a Graziano Del Neri e poi via via tutto il gruppone che sfida. Ecco, lasciami ringraziare. Ecco Carmine Guadagnino anche. Anche lasciami salutare anche l'ex vigile, ecco, lasciami salutare anche la grande vigilanza, la polizia slovena che ha svolto il lavoro veramente in un modo speciale. Salutiamo i vigili nostri e la vigilanza e il motorista, il motociclista sloveno ha fatto delle cose veramente grandiose. Oltre 600 persone, salutiamo il generale, guardalo lì Cesare e la moglie di Alido, sono venute, sono intervenute per vedere, si devono allenare per bastonarmi Cesare, sì, cosa pensi? Esatto.